Siamo live. Buonasera a tutti. Ci apprestiamo a questo nuovo sistema più che altro, che si chiama Zwei Hunter. Questa sera sono in compagnia di Nilo Buonasera. e Simone. Salve a tutti. E io sono Stefano e proverò a fare il GM di questo regolamento leggermente complicato che è stato. Noi proveremo a fare i giocatori. Giusto due note velocissime. Zwei Hunter vuole essere un retroclone di Warhammer Fantasy, a cavallo tra la prima e la seconda edizione di Warhammer Fantasy, più verso la prima che verso la seconda, come ambientazione, come sistema di regole. Quindi è basato sul D100 con qualche regola che ricorda di più i regolamenti di stampo moderno. Nonostante tutto, è veramente mastodontico e complicato. Il manuale sono 600 e passa pagine, 692 pagine per la precisione, PDF che ho qua davanti. Dai, facciamo 700, dai. Sì, facciamo 700, e quindi tutto questo per dire abbiate pazienza perché le regole le impareremo con chi ci sta ascoltando. Quindi sarà un pochettino una prova anche di questo regolamento. Vabbè, c'è anche da dire che 500 pagine sono di professioni e noi stasera ne usiamo solo due, e 200 pagine sono di mostri che non ne useremo, vero? Oh. Assolutamente no. Sì, perché la chicca di questo setting o anche del sistema fondamentalmente è che è altamente letale, dunque esci e è possibile che vieni sdrenato da uno scoiattolo mannaro, Sì, tranquillamente. c'è qualche nota anche sui demoni maggiori del caos. E No. c'era una nota che diceva una cosa del tipo: per i demoni maggiori del caos non abbiamo dato neanche le statistiche, perché comunque se i giocatori ne incontrano uno, muoiono. Quindi non c'è combattimento. Vi assicuro che bastano le statistiche del topo e del goblin. Quindi, Bastano quelle lì. è tutto molto semplice. Cioè, se esci da casa tua, potresti inciampare, picchiare la testa e morire. È un ottimo gioco di ruolo. Vabbè, detto questo, possiamo cominciare. Allora, faccio una rapida introduzione, poi dopo mi presentate i personaggi. Ci troviamo nell'impero, ci troviamo tra Aldorf e Menheim. Vi trovate in questa landa sterminata, coperta di cadaveri. Vi racconterete dopo come siete arrivati qua, come la vostra compagnia mercenaria è arrivata in questa battaglia. Non siete neanche sicuri di chi fossero le due fazioni in campo. Semplicemente avete intravisto un'opportunità di guadagnare dei soldi, e vi siete intrufolati dentro questa battaglia campale, molto probabilmente svoltasi tra due signori feudali facenti parte di qualche conte o di qualche vassallo di qualche conte dell'impero. L'impero del vecchio mondo. L'ambientazione è Warhammer Fantasy. Nell'impero l'impero è diviso in diversi possedimenti e tanti signori feudali suddividono le loro baronie o comunque i loro possedimenti a diversi nobili di stampo minore. Molto spesso per questioni che possono essere prettamente, normalmente prettamente economiche, scoppiano delle battaglie ovviamente tra questi signori. Molto probabilmente siete finiti in mezzo a una di queste, ma fino a un certo punto non vi interessa neanche perché o per cosa. Semplicemente c'era una ghiotta occasione per guadagnare delle corone d'oro e vi siete intrufolate tra i ranghi di questi reggimenti. Ok, se volete cominciare a descrivermi i vostri personaggi e volete raccontare un po' del vostro gruppo mercenario. Va bene, dai, parto io e poi ci rimbalziamo, va bene, Simone? Certo. Allora, mio personaggio è uno hobbit, lowborn, è un adulto maschio, è nato in primavera e il suo dooming è la carità causerà la tua fine. Perché
perché c'è, ci sono i dooming in Zweihander. Dunque, a dipendenza di che sotto che stella nasci, hai una qualche profezia a riguardo che ha fatto una qualche strega o una cartomante. Poi, sono di statura fragile, sono bassetto e leggero, ho dei capelli lunghi un po' così scombinati, neri, occhi marroni, e Gamblo è anche detto il Gam per i suoi compagni mercenari, ed è un hobbit ciarlatano che viene dai monti di Greenleaf a Mootland, che è un pochettino più in là di qui, insomma, nell'impero. O almeno a Mootland è stato concepito durante la festa della torta. Sono hobbit a Mootland. E una volta che ha compiuto la maggiore età, è stato poi mandato appunto nell'impero più vasto dal suo suocero, che in casa sua aveva già troppi eredi da sfamare. Gamblo è poi partito con il suo carretto pieno di erba pipa da smerciare, che gli è stato dato, con l'intesa con il suo suocero di non tornare al Moot prima di aver provato a se stesso e alla sua famiglia che gli può portare ricchezza e non soltanto parassitarla. Sarebbe bello dire a questo punto che il suddetto carretto fosse stato rubato da dei briganti e che, recuperandolo eroicamente, ha conseguentemente conosciuto appunto questa banda mercenaria della quale fa parte, gli Half Trouble, ma non è affatto vero. La verità è che se lo sono fumati tutto il carretto, dopo che ha, almeno il suo contenuto, dopo che ha perso una scommessa con la banda, e così lo hanno preso in simpatia e si è unito a loro. Gli Half Trouble appunto sono stati in questa battaglia che vediamo quasi interamente decimati in questa scaramuccia tra signori, e adesso Gamblo è uno dei pochi superstiti e gira sul campo di battaglia pieno zozzo di sangue, e io ho finito. Ok, ottimo. Simone? Bronny, al contrario di Gamblo, è un ognomo, non che ad un occhio poco esperto ci sia tanta differenza, visto che comunque anche lui non supera, diciamo, il metro di altezza, nonostante sia abbastanza corpulento nel suo nella sua mezza età. Però è un ognomo e viene da un insediamento gnomesco nei pressi probabilmente di una qualche grande città nanica. Sesto genito di una famiglia di ingegneri, i cui suoi genitori sono ingegneri, i suoi cinque fratelli sono ingegneri, e ovviamente tutti si aspettavano che anche lui diventasse ingegnere, cosa che poi non è successa. Visto che Bronio mancava, diciamo, delle doti necessarie, dell'acume necessario per essere uno studioso, così lui ha sempre preferito far parlare i pugni, ha sempre preferito lasciare che fosse la violenza avere la parola sulle questioni, e la pesantezza della sua situazione, la responsabilità di una sorta di fallimento nel non rappresentare quello che i suoi fratelli e la sua famiglia si aspettava da lui, lo hanno portato ad abbandonare tutto e a salutare la propria famiglia con diciamo delle terminologie che non sto a ripetere, e intraprendere un viaggio e, sai, vivere alla belle meglio. E considerando che la violenza alla fine era l'unica cosa in cui era bravo, è finito per diventare un mercenario, una spada al soldo di chi può permettersela. E proprio nel suo girare, proprio nel suo fare il mercenario, si è trovato più e più volte sul campo di battaglia insieme alla stessa gente, perché la vita del mercenario è un po' rincontrarsi abbastanza sul campo di battaglia, mente sempre dallo stesso, e è finito che ha conosciuto anche lui questa compagnia di Half Travels,
compagnia che magari si è proprio creata sul campo di battaglia, e anche lui ha partecipato insieme a questi a questa enorme battaglia che c'è stata appena adesso, e anche lui è uno dei pochi sopravvissuti della sua compagnia. Ok. Allora, cioè, se vogliamo giusto partire nello stesso posto, c'è Gamblo che viene rinzozzato di sangue e spesso fa finta di essere morto. Sì. E dunque viene lì e ti dà un calcio e ti fa: Bron, sei morto? E ti dice, sai, aprendo un occhio e guardando un attimo in giro per vedere se la situazione si è calmata. No, non stavolta. Ah, e ti offro un braccio per farti salire. E si ricompone praticamente. Si tira fuori, sai, magari era metà sotto un cadavere, perché è il posto più sicuro sotto il quale stare. Oltretutto, Bronny e Gamblo tengono la metà del posto, quindi Ti aiuta a spostarlo. Ma proprio questo ti dovevi scegliere. È tipo un Edge Knight pieno armatura. attorno a voi la battaglia ovviamente è finita e ci sono solamente dei preti e degli iniziati di Mor, che è il dio della morte, che stanno girando per il campo di battaglia alla ricerca di sopravvissuti da curare oppure stanno cominciando a portare la gente nei vari cimiteri per seppellirla e per dargli un ultimo rito di passaggio. Per farli entrare attraverso i cancelli del regno di Mor. No, nonché un po' dei feriti che si lamentano con delle frecce che spuntano dal corpo e il sangue che cola dalle armature. Gamblo fa a Bron: qual era il tuo dooming? Quella notte che l'ha tirato fuori da sotto a sto corpo. È praticamente insozzato di sporcizia, fango e sangue. Praticamente cerca di tirarli via un pochino e ti dice con un sospiro, praticamente, come per dire te l'ho ripetuto mille volte, dice: vedrò la mia morte due volte, va E questa bene? la quantesima è? E ti dice oggi siamo ancora uno. Perché due volte ovviamente non è detto che sia due volte nella vita, potrebbe anche essere due volte al giorno. Esatto. È una morte due volte al giorno ti toglie il prete Sigmar di ritorno. E credo che. Ma per un attimo Gamblo guarda i preti che si avvicinano così e fanno: ma mica ti mettono una moneta sulla lingua per farti andare all'aldilà? E poi si rimette giù per terra. Ok, Sì, ma poi ti seppelliscono. vabbè, si rialza. Facciamo? Bronny si guarda intorno e dice: gli altri? Boh, ma chi ha vinto? E lo chiede, che so, un prete che sta passando. Chi ha vinto? Abbiamo vinto! Si gira verso di te, ti guarda, vede che sei vivo e sposta lo sguardo su un morto e si mette a raccogliere un morto e comincia a trascinarlo verso il carretto dove i suoi compagni stanno caricando i morti. È totalmente disinteressato dalle persone vive. Intanto continua. Guardandosi intorno, Bronny dice: non siamo vivi, abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto! Però adesso chi ci paga? La domanda è quella lì. E guardo i morti e mi viene l'acquolina alla bocca. Dico: cosa? Master, ti chiedo una cosa. Sui campi di battaglia c'è qualche tipo di legge, qualche cosa del genere che proibisce di sciacallare? Assolutamente sì, dal punto di vista etico, assolutamente no, dal punto di vista pratico. Mi metto a Sì, sciacallare. nel senso, Gamblo, metti giù quella balestra d'assedio. finché non vieni beccato dalle guardie imperiali o da qualche ufficiale,
che in questo momento ovviamente non sono interessati a recarsi sul campo di battaglia, almeno finché i preti di Mordor abbiano pulito i cadaveri che stanno putrefacendo. Poi tranquillamente girovagare al momento. L'unica cosa è attenzione, perché potrebbero non essere tutti morti. C'è gente che si sta ancora contorcendo e sono di diversi schieramenti ancora. Dai, Bron, aiutiamo sta gente ad alleggerirsi delle loro monete, che sono pesanti. Dopo non riescono ad andare all'aldilà. Bron raccoglie la sua lancia, che è l'arma a cui lui è più affezionato, praticamente. Ed effettivamente è stanco e pensoso, gli dice: fai tu, io prendo fiato. Va bene, e tira fuori un simbolo sacro dal suo zaino. Ovviamente Gamblo non crede, è solo superstizioso. Dunque prende fuori il simbolo sacro e nella sua mente sta aiutando questa povera gente che sta morendo, che va a prendergli le monete, così li alleggerisce con il suo Dirk, gli taglia le corde delle saccocce che sono attaccate alle cinture, se trova anche qualche anello e così lo strofina un po', ci sputa sopra e se lo mette in tasca. Riesci a recuperare, fai conto, una cinquantina di scellini d'argento. Wow. Voglio dire, oh, che tristezza. E un anello che potrebbe sembrare d'oro, però non ne sei certo, a meno che non hai qualche abilità particolare per apprezzarlo. Provi a sputargli sopra, lo strofini contro il vestito, provi a morderlo, sembrerebbe di valore. Potrebbe essere lo scrutinize, se vuoi. Tira pure, allora. Potrebbe essere una fede matrimoniale o comunque qualche anello votivo. Al che tiriamo già in ballo regolamento, scrutinize ti serve per capire le intenzioni della gente, è essenzialmente il percepire intenzioni. Perché c'è una cosa specifica per valutare, mi pare. Ho anche counterfeit, se volete. Cioè, non c'è problema. Puoi farne un'esatta copia. Gamboli. Scrutinize lo volevo. Scrutinize lo puoi usare per cose sociali, ma anche per notare la qualità delle cose, da quanto ho capito io. Comunque, aspetta, se no non vedrai cos'altro dovrei usare. Non è eavesdrop, cos'è che è invece? Vabbè, è origliare. Eavesdrop, sì. Scrutinize, vediamo un po' cosa dice. Allora, scrutinize. Cerco di scrutinizzare l'anello guardandolo verso il sole tramontante. Voglio. Appena arriva il cartaceo diventa più facile, perché lo riempio di bigliettini per trovare le cose. Il PDF sembra facile fare un control F, ma poi va sempre. Dovrebbe essere sotto le skill. Va sempre dalla parte dove non voglio. Sì, però non. Perché? Scrutinize per farti classi. Capire, siamo a pagina 203. Infatti l'ha messo dopo le classi. Vabbè. Eccolo qui. Allora, no, è proprio sulle persone. Scrutinize. Allora cosa devo fare? Scusa, scrutinize è proprio sulle persone. Effettivamente, se non è quello. Perché non vedo mio personaggio. Guarda, è proprio bravo a fare queste cose. Sai, volendo ci sarebbe il tradecraft, che serve più che altro per proprio creare le cose, ma magari è già qualcosa, sai, di più oggettistico, come tu hai anche come abilità. Tu hai counterfeit, mi vuoi fare usare counterfeit per capire se è un falso? Perché alla fine è quello che voglio usare, infatti, no? Secondo me counterfeit è... Forse counterfeit è meglio, fammi vedere un po'. Abilità per falsificare documenti.
Counterfeit mi serve per falsificare le cose. Esatto, Ok. secondo me è più, cioè, visto che, sì, che è un'abilità per contraffare le cose, potrebbe anche starci che è un'abilità per vedere se una cosa, quanto valore abbia un oggetto d'arte o un... Ci sta perché serve Dunque anche per fare oggetti d'arte. sì, fondamentalmente devo tirare un D100. Io ho un pallino nella skill. La skill va su intelligenza. Dunque, di base, lo spiego giusto per capirci Sì. all'inizio, con la prima volta, poi non lo Giusto. spiegherò più. Va su fondamentalmente intelligenza, che ho 47 di base, solo che ho un pallino, e dunque ci aggiungo per pallino 10. Esatto. Ok, dunque da 47 va a 57. Cosa vuol dire? Che devo fare 57 o meno del Esatto. 100. A quello potrebbe essere aggiunto da meno 30 a più 30, che sono i livelli di difficoltà impostati dal master. In questo caso direi che non hai particolare pressione e l'oggetto non è particolarmente complesso, quindi direi zero. Quindi tira pure sulla skill base più modificatore. Ok, vediamo, tiriamo. No, ma me l'aveva tirato prima, ho fatto un 13, Sì, giusto? Aveva però tirato. Sì, ho fatto un 13, poi un 28. Dunque, comunque sono entrambi passati. non Perché entrambi è sotto. mi abilitate i dadi 3D però, così vengono. Sì. Io li ho abilitati, ma non mi sono partiti. Ok, fatto. 13 comunque, quindi successo. Successo, purtroppo è bigiotteria. L'anello sotto è semplicemente di stagno e quindi può valere al massimo una decina di monete di bronzo. Glielo metto, gli apro la bocca a questo tizio, che magari è ancora morente, glielo metto sulla lingua, gli dico, così, così vai là al di là, e gli do uno schiaffetto, sorrido, e gli faccio l'ultima unzione, buonanotte, surgi di qua, nel nome di Sigmar, e poi vado, Vedi poi che vado via. si avvicina un prete di Mormo, sempre mormorando le sue preghiere. Vede quello che fai, prende il cadavere e comincia a trascinarlo. E vedi che intanto che va via, allunga la mano, gli apre la bocca, tira via l'anello e se lo mette in tasca. Vedi, così si paga, no? Il carrettiere per mandarlo al di là. Funziona così, l'ho visto fare i preti. Si guarda in giro come per vedere se qualcuno l'ha visto. Va avanti. Sai, gli faccio il gesto a quel sacerdote lì, gli faccio il gesto con gli occhi, come per dire, ti tengo d'occhio. E Gamblo, quando lui fa anche Gamblo fa e poi torna da Bronn e si mette con le mani sulla cintura a piedi larghi, fa e cosa facciamo? Io ho bisogno di un bagno. Penso che comunque la battaglia sia finita, tanto vale ritornare. Eravate, allora, prima di incontrare questa battaglia, prima di sentire le prime voci di questa battaglia che si stava combattendo tra questi due signorotti locali, eravate diretti verso Aldorf, che è la capitale imperiale dove si trova anche l'imperatore Karl. Quindi potreste semplicemente riprendere la strada e continuare verso dove stavate andando. Non avevate particolari compiti e quindi eravate in cerca di compiti e dove meglio se non nella capitale che è un po' il fulcro nevralgico da dove partono diverse missioni. Oh, ma sai quanto lavoro troviamo ad Altdorf? Cioè, perché ad Altdorf sono tutti troppi alti per fare i lavori, quelli per i bassi Bassi. come noi. Dunque, vado a prendere lo stendardo, se c'è da qualche parte di Elf Trouble. Che, boh, non so cosa c'è sopra, dimmi tu, Bronny, cosa c'è sopra lo standard di Alfrabo. Non, sinceramente non saprei. Sicuramente sicuramente qualcosa a metà. Ok, c'è un altro standard che però è a metà, va bene. Uno standard su uno standard che è a metà. E vado a prenderlo e fondamentalmente, che so,
abbandonando questo campo di battaglia, passiamo anche dall'accampamento degli Half Trouble, vediamo se c'è qualcuno, se non c'è nessuno prendiamo il nostro carretto e andiamo via. Non c'è più nessuno, perché sono tutti quanti, molto probabilmente sono tutti quanti o dispersi, o cioè o morti, o sono nelle vostre stesse condizioni, stanno vagando per il campo. Non siete gli unici, oltre ai preti di Mor, a girare per il campo a raffare. Vedete che ci sono altre figure chine sui cadaveri, quindi gli altri vostri compagni potrebbero essere alcuni di quelli, o potrebbero essere scappati anche. Non sarebbe la prima volta. Molto spesso iniziate una battaglia in 20 e appena cominciano a scoccare le frecce vedete i compagni che scappano e non li rivedete più. Quindi non è niente di nuovo per voi. Beh, la ritirata è un altro modo di attacco. Esatto. Comunque fuggi oggi per combattere ancora domani. Lascio un biglietto, qualche cosa scritto malissimo, con sopra scritto Altdorf. Perché non so scrivere, veramente c'è scritto sopra Alfdorf, però vabbè. E cioè, per fargli capire che siamo andati lì, ok? Ok. Altrabola d'altro. Quindi prendete il vostro stendardo. Avete delle cavalcature? Avete un carretto? Viaggia da piedi? Come vi spostate normalmente? Abbiamo una carriola. Una carriola? Sì, sì. Trainata da? Sì. Da noi. Da noi? Yeah. Spinta da noi. Ok. Una la traina, l'altra la spinge, no? A turno. Ogni tanto Gamblo fa un po' il pigro e praticamente senza che se ne accorge Bronny che è davanti magari si siede sulla carrucola, ok? E poi quando si stanca salta giù e fa: ah, sei già stanco? Ok, quindi saltate sulla vostra carrozza, sulla vostra... Oddio, cosa avete detto? La carriola? È proprio una carriola, eh? Se si fora una gomma siamo fregati, è l'unica che ha. No, perché per noi le gomme non sono di gomma, cioè le ruote non sono di gomma, sì, quindi la ruota sarà di legno, immagino che sia di legno borchiata di ferro. Quindi per noi è un carro di battaglia, c'è pure lo stendardo su adesso, ok? Allora, lo stendardo è innestato sopra la carriola, giustamente. Ok, quindi... cioè, per farti capire, sembra quei carrelli al supermercato, quelli per i bambini, quelli piccolini che hanno il pennone per far vedere praticamente con la bandierina. Altra cosa notabile del carretto è che ci abbiamo dentro una forma di formaggio abbastanza grande, perché per noi basta per mesi, va bene? Ok, va bene. Va bene, immagino coperto da qualche coperta per non lasciarla proprio in bella vista, esposta all'intemperie. Altrimenti potresti mangiare anche della carne assieme al formaggio molto presto. Le intemperie non è un problema, diventa solo più buono, però effettivamente poi ce lo scippano, allora lo nascondiamo. Ok, va bene. Quindi vi rimettete sulla strada maestra con la vostra carriola pennuta. E avanzate, sta calando la notte sia sul campo di battaglia che sulla strada che state percorrendo. Siete in pianura, non molto lontano da voi scorre un fiume navigabile, quindi vedete ogni tanto quando la strada si avvicina al fiume vedete che è percorso anche da delle barche sia mercantili che per il trasporto passeggeri. Quindi proseguite lungo questa strada che si snoda in pianura per un'oretta. Bron, sto fiume va ad Altdorf? In realtà Bronny non lo sa. Non c'è mai stato, penso, ad Altdorf, quindi... Altdorf. No, perché se va ad Altdorf mettiamo la carrucola in acqua. Chi è lo gnomo dei due? Chi è il figlio di ingegneri di ingegneri? Sono io. Senza farti fare tiri, non ti sembra una buona idea mettere una carrucola in acqua? Dall'alto della mia esperienza gli dico, non funzionerebbe. Ma legno, galleggia, vabbè. Cosa facciamo, Bron? Andiamo avanti o ci accampiamo? Perché è notte. Io non voglio camminare col buio. Ma nemmeno io, eh.
In lontananza, penso che ci accampiamo. Cominciate a vedere un pennacchio di fumo, di fumo dietro un boschetto che state attraversando in questo momento. O stanno cucinando. Eh sì, e vi arriva alle narici anche del profumo di legna bruciata. Va bene, dai, abbiamo trovato il posto dove accamparci, no? Però sono dei nostri o sono dei loro? La domanda è quella. Imboschiamo il carretto, qualche sì. centinaio di metri più là, e andiamo a vedere. Ok, uscite oh. da questo boschetto di larici e guardando in avanti vedete che si intravedono delle luci e il pennacchio di fumo si alza da una locanda. Vedete che ci sono diversi cavalli legati sotto le stalle della locanda, una stalla aperta di fianco, e vedete che il fiume fa un'ansa e la locanda ha anche un porticciolo per l'attracco. È una locanda sul fiume, esatto, c'è il porticciolo privato dove i viaggiatori, quelli che viaggiano in barca, possono attraccare per fermarsi per la notte, anche oltre a quelli che passano per la strada. Si trova a un chilometro di distanza, l'intravedete lontano, in lontananza. Vedete che le luci sono già accese internamente e il pennacchio di fumo che vedevate proviene dal camino della locanda. Gamblo fa sobbalzare il sacchetto pieno di monete d'argento sciacallate dal campo di battaglia, forse anche incrostate di sangue. Ben guadagnate, onestamente guadagnate, direi. Beh, certo, perché il nostro quartiermastro è morto, non ci paga più. Dunque, tanto vale. Brony guarda Gamblo e gli dice: lo sai come dice la regola? Quando puoi dormire sotto un tetto, fallo. Sì. Abbiamo anche i soldi per farlo. Un bel bagno caldo in un secchiello. e un altro secchiello pieno di birra. Andiamo. Però io lascerei nascosta la nostra carriola. La lasciamo lì dov'è, dai. È ben nascosta. Non vorrei che qualche avventura della locanda lo scambiasse come mercanzia del locandiere. No, lo lasciamo lì. Ok, quindi lasciate nel boschetto la vostra carriola con i vostri viveri, anche portate solamente lo stretto necessario per sì, la notte. Praticamente. Le armi cosa fate? Le portate o le lasciate lì? Certo. No, le portiamo. Non vi serviva. Cioè, lasciamo lì la carriola e andiamo cioè, nella carriola c'è la tenda e queste cose qua, non le portiamo in locanda. State tranquilli che non ti serve. Non vi serviranno mai le armi, perché... Cosa può andare storto? Cosa può andare storto? No, ha capito cosa ci chiedi. Ce le abbiamo le armi, perché veniamo da un campo di battaglia, probabilmente si vede anche. Non che in questa locanda abbiamo una politica del tipo non si entra con le armi, entriamo con le armi. Ok. Cazzo se frega. Va bene. Quindi dopo questa lunga giornata di viaggio, intanto che il sole sta definitivamente scendendo, arrivate in prossimità della locanda. Appesa al muro della locanda vedete l'insegna è fatta, ci sono tre piume bianche e la locanda appunto si chiama Le Tre Piume. Vedete che il locale è particolarmente affollato, c'è parecchia gente che entra e che esce. Davanti all'ingresso della locanda c'è una grossa carrozza decorata con degli stemmi nobiliari. Non vi sembra di ricordare di chi possano essere, anche perché ci sono centinaia di casate nobiliari minori nell'impero. Però vedete che stanno scaricando i bagagli da questa carrozza e li stanno portando dentro la locanda. Ci sono diversi servitori in livrea, quindi vestiti di tutto punto, che stanno scaricando e stanno portando dentro le cose. Hanno anche scorta armata? Ci sono anche ci sono sia dei servitori in livrea che degli armigeri
non sono vestiti in armatura pesante, però vedete che hanno su dei giubbottini di cuoio e hanno delle spade che pendono dal fianco. Che, e principalmente ce n'è uno che sta accendendosi una pipa fuori dalla locanda, intanto che guarda i servitori che fanno avanti e indietro e che scaricano la carrozza. Dalla carrozza scendono anche degli scrigni e dei forzieri, oltre che dei bagagli contenenti dei vestiti. Bronny, sai, a Gamblo gli dice sottovoce: quelli sono già a posto con la mano armata, non li serviamo. Guardo quello che sta fumando la pipa e gli dico, vado lì vicino a lui, anche io mi accendo la mia pipa, così, dal basso verso l'alto lo guardo e gli dico, chi sarebbe il vostro signore? E aspetta, un'ultima cosa, a fare da vigile per le persone che stanno scaricando i bagagli, man mano che vi avvicinate vi accorgete che non è solo la carrozza, ma ci sono anche dei carri parcheggiati dietro la locanda, da dove i servitori stanno scaricando degli altri bauli. Vedete che fare da vigile per dirigere un attimino il traffico c'è il locandiere, quello che molto probabilmente è il locandiere, perché sta dando le indicazioni in quale stanza portare i bagagli ai vari servitori in livrea. Quindi è lì impegnato a dire: tu, forza, portalo su, portalo nella quarta stanza, secondo corridoio, tu, no, per fortuna non abbiamo portato la nostra roba perché non c'era più spazio. Il locandiere ti sente e ti dice: mi scusi signore, sarò da lei tra 10 minuti, mi lasci solo sistemare, ho ancora qualche stanza libera per voi, vi guarda, per voi signori. Un attimino basito da questo duo in armatura e in arme. Sarò subito da voi, signori. Sai, e Bronny gli spara ovviamente, sai, non tanto il motto, ma comunque sai un po' il tormentone così degli Half Trouble così, e gli dice: tranquillo, teniamo la metà del posto. Il locandiere messo di buon umore da questa battuta dice: sarò ben lieto, ma ricordatevi che il prezzo non sarà la metà comunque. Qui Bronny ride perché gli dice: sì, neanche per noi è mai la metà. Andremo perché sicuramente d'accordo, prezzo, mio signore. Il nostro prezzo è comunque il prezzo intero, anche se i mercenari sono alti la metà. Sì, perché è la metà per due, no? E vabbè, lasciamo stare. Volete parlare con la guardia, con l'erbigero che stava accendendosi la pipa intanto? Allora, interrotto prima. Sì, sì. Mi metto a fumare con lui, no? Giusto per fare un po' di amicizia, poi vabbè. C'è un po' di silenzio così, perché probabilmente lui è occupato a fare le sue cose. Però lo identifico come una persona di responsabilità e appunto gli dico: beh, chi è sto vossignore qui? No, giusto per sapere a chi pagare gli omaggi, no? E si toglie la pipa, sbuffa il fumo verso l'alto, dice: stiamo accompagnando niente po' di meno che la duchessa Gravina Maria Ulrike von Liebewitz di Amboustein. Ci vuole un quarto d'ora solo per dire quel cazzo di nome. Beh, se è bella quanto è lungo il suo nome. Sai, sottovoce Bronny dice: chiedili se hanno bisogno di altra manodopera. Avete bisogno di altra manodopera? No, perché noi siamo liberi e si indicano, e siamo entrambi armati e sozzi ancora di sangue, dunque... Siamo freschi, siamo freschi e motivati, eh? Siete freschi. No, in questo momento non penso proprio che abbiamo bisogno di altra scorta. Si tratta solamente di un trasporto di routine. Dobbiamo portare la duchessa che deve presenziare in tribunale perché è stata accusata di un omicidio. Ma non temete. Risponderà con un duello. No.
il nostro campione sfiderà il campione dell'accusante e non avrà sicuramente... Ma dove? Ma dove è il duello? Ad Altdorf o qui? A Camperbad, di preciso. Camper. Sulla strada per Altdorf, una piccola cittadina. Oh, Bronny, guardare un bel duello, dai, facciamo due scommesse, le vinciamo, triplichiamo i soldi che abbiamo guadagnato onestamente, fa una gomitata. Ben I duelli detto. Mi piacciono, e non sono uno dei partecipanti. Ben detto, signore. Ricordatevi il nome, puntate i vostri soldi su Bruno, il campione della contessa Gravina. Sono soldi Bruno. Ben spesi. Anzi, se non ci credete, lo trovate nella locanda. Di solito, dopo che beve due o tre pinte, sfida tutta la locanda a braccio di ferro. E vi vedo ben messi, signori. E se la ridacchia. Avete buone possibilità. Ok, Stefano, questo te lo devo dire. Non entrerò in una locanda dove so che dentro c'è uno che si chiama Bruno. Quando l'ho letto mi sono piegato da ridere. Sì, anche noi negli Altrabol puzza di vendetta. Avevamo un Bruno negli Altrabol e spaccava tutto quello, era un ogre fondamentalmente, cioè era l'altra parte degli Altrabol, no? L'altra metà. Piccola spiegazione per chi ascolta questa e non ha sentito magari la one shot di Dungeon World dove Simone era il master. Siamo entrati in una locanda, abbiamo chiesto una zuppa. Cosa abbiamo chiesto? Avete chiesto lo spezzatino. Abbiamo chiesto lo spezzatino e un toro inferocito di nome Bruno ci ha caricati e ci ha martoriati praticamente. Quindi Bruno nelle locande è un nome pericoloso. Poi lo hanno sconfitto e lo hanno mangiato perché giustamente lo avevano ordinato, quindi. Esatto. Cioè è una di quelle locande super fashion dove la carne che ordini è ancora viva. No, sì, sì, è chilometro zero. Chilometro zero. L'agriturismo. Va bene, chilometro zero. C'ho proprio una gran voglia di uno spezzatino, non so perché. Dai, andiamo dentro. E se ne va dentro, sgattaiola dentro, gamblo tra un servo con una cassa e l'altra, entra nella luce della locanda e... Sì. E, sai, Bruno gli dice, questo giro tocca a me prendere lo spezzatino, facciamo a metà. Il locandiere vi vede avvicinarvi e adesso che ha finito di fare da vigile per tutti i servitori della contessa Gravina vi si avvicina e dice: buon signori, cosa desiderate? Posso offrirvi una stanza singola, una stanza doppia oppure c'è posto una mezza stanza nel dormitorio se volete. Una mezza stanza? Posso darvi una stanza singola se ci state in due su un letto. E vi guarda un po'. Due mezze stanze, grazie. Sì, due mezze quindi stanze. Quindi singola o doppia? O è palesemente due mezze confuso. Singole. È palesemente confuso, vedete. Una singola a metà per due. sta cominciando a sudare. Signori, al che Bronny dice a Gamblo: no, frena, qui rischia che ci sia quella da 8. Una singola andrà benissimo. Vedete che si comincia a guardarsi le mani, dice mezza, una singola, due metà, e intanto conta con le dita e vedete che a un certo punto vi guarda con gli occhi sgranati. Fai così, ce ne fai pagare. No, c'è l'idea è di confonderlo o di confonderla questa persona e di farci pagare una stanza per uno, però a metà. Però dopo ci entriamo in due, ovviamente. Cioè, lo so che è una cretinata, però è l'assalto verbale di questi due bassotti. Ok, facciamo un bel tiro su. Guile. Sarebbe Guile questo, probabilmente. Adesso io ti devo chiedere, questo è un commoner oppure è un burger? Cioè non credo che sia un nobile, è un borghese, no, questo? Sì, dunque, sì, che sono il padrone della locanda? È il padrone della locanda. È un locanda. Commoner. Sì, sì, sì. Ok, e dunque io ho una cosa che si chiama... Aspetta, sto guardando. Una cosa che si chiama Forked Tongue,
Fondamentalmente ho un più 20 alla possibilità base di imbrogliare, fare guile a gente che è fuori dalla mia classe sociale. Io sono commoner, sono un contadinaccio fondamentalmente, e dunque sono bravo a fregare gli altri che non sono della mia classe sociale. Se lui non lo è un più 20. Sì, puoi considerare, essendo il proprietario della locanda, puoi considerarlo quasi un, non è un borghese perché vabbè, non è straricco, però comunque non è un contadinotto, quindi ma soprattutto è una persona che ha un lavoro onesto a differenza nostra. Vabbè, se lo fai così più 20 poi ce l'hai con tutti. No. Cioè se facevo questo giochetto probabilmente a una cameriera così si accorgeva e diceva: dai, chi vuoi fregare? Però questo qui è il padrone, dunque la metto sull'orgoglio, lo confondiamo e poi gli do un suggerimento e voglio che lui si aggrappi a questo e poi dica sì, metta prezzo, sì. Va bene, okay. ti do il più 20. Ok, dunque io ho il pallino su Guile. E Guile va su Fellowship. Fellowship di base ho 42, col pallino vado su a 52 e con il più 20 vado a ben 72. Tanta roba. Ok. Dunque devo fare di meno di 72 o 72. Vai. Adesso i dadi 3D dovresti averli visti. 32. No, sai che non si visto niente. Io li ho visti adesso. Okay. No, non li hai visti? Ah, sono arrivati adesso. C'è provo a rilogare. Oh, okay. No, sono arrivati con una mezz'ora di lag. Oh. Però sono arrivati. Perché era il tiro col Guile, sai? Era il tiro col Guile, sì, esatto. Va bene, comunque 32 è sotto e quindi successo. Quindi vedi che dice sì, la metà diviso 2, quindi... Sì. Quindi una stanza singola è una corona d'oro, quindi diviso 2 è palesemente perso. E c'è, okay. E Gamblo fa Bronny, una corona d'oro, per fortuna è diviso in due perché non ci l'avrei. Sì, infatti ci rimane malissimo anche Bronny perché dice che... sono tanti soldi. 20 scellini d'argento. 20 scellini d'argento. Sì. Direi che è il prezzo giusto, signori. E vedi che te lo dice come se fosse una domanda, no? Perché ormai non è più sicuro neanche dei suoi prezzi. E però lui dice: no, mica si era detto la metà. Guarda, io sono abituato al mood dove con 12 bronzi puoi dormire in cucina, però vabbè, qui in impero, vabbè, gli sgancia i 20. E gli fa, però a metà, e dunque gli sgancia 10. No, no, il tiro era, se no era una corona d'oro. Vabbè, se gli dai 10 ti guarda e ti dice... Signore, 20 avevano detto la metà della metà. Sì, quindi... sì. Guarda, ok, glieli sgancio. Okay. Comunque considera che è un patrimonio, però vabbè. Lo so, è molto cara. Ovviamente la locanda è sulle ultime stanze libere e quindi. Ma cos'è? Perché ce l'ha. No, sai perché? Perché 20 scellini sono una corona d'oro. Ah. Ok. Allora mi sta fregando lui. 20 sono una scellina? Sì. Non sono qua. Se non mi ricordo più le divisioni, allora aspetta che devo guardarmele. No, sai cos'è? Che ce l'ho sulla scheda. Tipo... Allora 10, perdono. Uguale 20 silver shell. Ok, mi ricordavo il doppio. Allora, come non detto, 10. Sono 20 e qui invece i bronze penny sono 15? I bronze penny... 12 bronze penny sono uno scellino d'argento. Dannata roba inglese. Ok, quindi 12 e 20. 10 scellini d'argento. Sì, e gli sgancia, sono incrostati di sangue. Sono freschi anche questi, come noi. li prende senza guardarli particolarmente, li infila nella sacchetta che ha legato alla cintura. Le altre stanze saranno tutte occupate dai cassoni della signora Von Braun. Von Bruno. Von Braun, vabbè.
Birra? E dice, potete chiedere le chiavi al barista, chiedetegli di darvi la stanza numero 8 e ditegli che avete già pagato a me. Ok, quindi entrate nella locanda e vedete il locandiere che sta servendo delle birre e dei piatti a degli armigeri e anche degli avventori della locanda che potrebbero anche non avere niente a che fare con la contessa Gravina. Ci ha indicato di andare dal locandiere, ci ha indicato di andare dal barista, di farci dare la chiave e di dire sì, che abbiamo già pagato tutto, no? Sì, esatto. Allora io... stanza numero 8, va detto di dire al barista. Allora io faccio una mezza... dico una balla delle migliori, no? Una mezza verità, e gli dico... Ah, il boss... ciao barista, il boss ci ha detto... che ci devi dare le chiavi, una birra a testa e che è già stato pagato tutto. Il barista Broni lo guarda. Eh? Broni e il barista guardano tutti e due Gamblo. E Gamblo lo dice così con scioltezza, no? Il barista guarda Gamblo, poi guarda fuori, si sporge un attimino dal bancone, guarda verso dove c'è il locandiere, quindi guarda verso la porta di uscita. Vede che il locandiere gli fa il cenno col pollice alzato, no? Vedi? Dire, okay, hanno pagato. Stanza numero 8, vedi? Due birre, ciao. Arricce le labbra e fa spallucce. Si gira da un tabellone di legno con sopra incastonati dei cerchietti con i numeri delle stanze, tira via la chiave della stanza numero 8 e vedete che quasi tutte le chiavi mancano dal tabellone, quindi la taverna è quasi completamente piena, sono ancora solamente tre stanze libere. Prende la chiave, la mette sul bancone e va, prende due boccali e comincia a spillare birra da un barilotto che ha dietro il bancone e ve l'appoggia sul bancone. Sai, effettivamente guardandosi un po' intorno immagino che ci sia comunque un po' di trambusto. Bronny gli chiede al barista, ma tutta questa gente sono tutti della contessa? Sì, il barista si appoggia al bancone con il gomito e gli dice, beh, vedete, lì nell'angolo c'è Bruno. È il campione della contessa Gravina, si dice che stia andando a difenderla in un combattimento per l'onore della contessa a Camperbad. E se volete provare la fortuna voi piccoletti, ci sono in ballo un bel po' di soldi con Bruno. Vedete che c'è Bruno, c'è questo omaccione usato con una maglietta sudicia bianca che sta facendo braccio di ferro con altre guardie sempre della contessa. C'è un capannello di gente che sta scommettendo soldi. Bronny lo guarda e gli dice, tentare la fortuna, e se poi lo batto mi tocca duellare al posto suo. Ma no. Ma il barista scoppia a ridere e ti dice, ti offrirei quasi un'altra birra, ma te l'ha già offerta una a mio capo, quindi direi che siamo a posto per questa sera. Ma Bronny, ma rifarci il patrimonio che abbiamo dovuto spendere per dormire qui? Con una bella scommessa? E poi vi continua il locandiere, abbassa la voce e si sporge verso di voi e dice, si dice che qualcuno sia morto durante uno dei banchetti della contessa Emanuelle di Nuln, e si dice che abbiano incolpato la contessa Gravina, è per questo che deve andare a discolparsi adesso. Ma sono solo pettegolezzi. E poi dopodiché si ritira sulla schiena dietro il bancone, prende dei bicchieri e comincia a lavare dei bicchieri dietro il bancone. Vedete che prende i bicchieri, gli sputa dentro, puh, e con lo straccio lo pulisce. Normalissimo. Bronny a Gamblo gli dice, ma e come pensi di rifarci? Beh, no, tu vai non lì. Penso che lo battiamo quello. Ma appunto, nessuno pensa che lo batti, no? Però poi lo batti, no? E io scommetto su di te e poi vinco. No? Bronny per un attimo valuta, e quanto è grosso questo Bruno?
Bruno è parecchio grosso, è il campione della contessa, quindi insomma è un uomo ben pasciuto con una notevole pancia anche, ma anche delle notevoli braccia. Quindi fai Ok, conto, quindi. è un bel 1,90, 1,95 con due bei bicipiti. Ok, venendo da una famiglia di ingegneri, Bronny si fa due calcoli, è a quanto pare più grosso di me. E gli fa Gamblò: no, non funziona. Se lo sfidassi a duello con la lancia, beh, forse sarebbe un altro paio di maniche. Ma a braccio di ferro ho la sensazione di valere la metà di lui. Vabbè, ma io lo sconcentro, no? Due metà fanno un intero e così, no? E dopo io lo sconcentro e tu lo batti, no? Ah, non penso che sia legale. Si gratta la testa Gamblo. Nel mut è giustissimo. Uno si fa fregare, è colpa sua. In quel momento Bruno schiaccia il braccio del suo contendente sul tavolino di legno, puff, e sente l'ovazione. Tutti che applaudono e cominciano a passarsi monete di mano in mano. E Bruno alza il braccio e fa: Barista, un'altra birra, chi è che mi sfida adesso? Sai cosa ti Forza! dico? Con Scrutinize posso capire quante birre regge prima di essere indebolito? Scrutinize era quello per analizzare le persone, sì. Questo Sì, adesso sì, a quanto pare. ci sta. Sì, direi proprio sì. Dunque devo fare meno di un 62, tiro. Underline tension, sì. Sì. Ti do, L'ho comunque non è fallito. propriamente quello. L'ho L'hai comunque fallito col fallito. base? Sì, l'ho fallito. Dovevo fare un 62 o meno. L'ho fallito. 64, quindi neanche con anche se ti avevo un Però malus era uguale. aspetta, però aspetta. Ho una cosa che si chiama. Ah, da 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 da. Ho una cosa che si chiama Confidence Trick. E posso flippare i risultati per vincere. E se Siamo funziona. E se qua, vinco sì, è sempre. 46. E se vinco è sempre un successo critico, dunque diventerebbe un 46 e diventerebbe anche un critico. Ok, però aspetta, ti do meno 10 al tiro per il successo. Quindi cos'è che avevi di valore base? Il mio valore base è 40. No, il mio valore base, aspetta. Beh, se era un 62 gli 62. dai un meno 10 va a 52, Sì. se lui flippa quindi inverte le decine con unità è un 46 e comunque è passato. Sì, e diventa. 62 avevi di base? Sì, 62, perché Ok, è 62, perception. 52, quindi con 46 lo passi e diventa anche un critico. Sì. E nota bene, in Zwei Under quando viene detto flip, Sì. indica che in circostanze particolari, a seconda di qualche talento o cose del genere, tu puoi invertire i numeri delle decine delle unità nel tiro che hai, nel risultato del tiro che hai appena fatto e vedere se hai fallito oppure no. Praticamente, diciamo, per dare un metro di giudizio, è un po' come il vantaggio e svantaggio della quinta edizione di D&D, praticamente. Serve a seconda di varie situazioni. Sì, ci sono due, cioè, beh, flip to success e flip to fail, quindi in Esatto. positivo o in negativo. Ok, va bene, quindi e già che ci siamo anche, come funzionano i critici, visto che forse non l'abbiamo ancora detto, non è facilissimo farne, comunque critico è quando i due numeri delle decine di unità hanno lo stesso numero. Quindi 11, 22, 33, 44. Se sei sotto la tua soglia di successo è un critico, se sei sopra è un fallimento critico. E tirare 1 è sempre un successo critico, e tirare 100 è sempre un 100 è fallimento. sempre un fail. Yes. In questo caso, con la mia abilità, comunque riesco a fare un critico anche senza fare il doppio, fondamentalmente. Ok, quindi.
La domanda era quante birre può bere Bruno prima di essere Sì. completamente stand. Cioè, quanto è ubriaco e quante ne può reggere prima, sai, giusto per essere al limite del fare ancora un braccio di ferro, però sai non dire ok, basta per stasera, quella l'idea. No, analizzi un po' la persona, secondo un po' anche un po' delle tue esperienze passate nelle taverne, cioè cercare di far ubriacare la gente per spillargli dei soldi, ok? E così a occhio e croce non sai se hai abbastanza soldi dentro le tue saccocce per far ubriacare Bruno, per pagare da bere a Bruno per farlo ubriacare. Va No, bene. questo per dire che non è, molto probabilmente ha appena cominciato. Quindi potrebbe essere la prima o la seconda birra che beve, e a occhio e croce gliene devi far bere di birra per farlo ubriacare pesantemente. Sì, beh, lasciamo stare, almeno abbiamo ben capito su chi scommettere dopo al duello, a dipendenza dell'avversario, no? Ma si sa chi è l'avversario? È qui l'avversario? Guardo il barista. Ehi, è qui l'avversario di Bruno? Quello che deve duellare con lui? Un servitore questa volta della contessa, visto che ormai tutti i servitori stanno rientrando, hanno finito di scaricare i carretti e la carrozza. Un servitore particolarmente ben messo, particolarmente muscoloso, sbatte la mano sul tavolo con delle monete d'argento e gli dice: "Forza Bruno, questa sera sono più in forma di te." E ricominciano un duello. Ricominciano a abbracciare il test a braccio di ferro. Contemporaneamente, voi siete sempre lì tra il bancone e i tavolini della locanda. La porta si rispalanca e sentite entrare una folata di aria fredda dall'esterno. Vedete tre viaggiatori che entrano e sono bagnati. Molto probabilmente ha cominciato a piovere fuori nel frattempo. Si tolgono i mantelli e i cappelli e li appendono al muro appena dentro la locanda. Dopodiché si dirigono al barista e vedete che cominciano a parlare con il barista indicando le chiavi delle stanze. Sentiamo in che stanza sono quelli o... Ma vedete che sono abbastanza silenziosi, sono vestiti con degli abiti abbastanza comuni da viaggiatori, abiti pesanti in lana da viaggiatori, e vedete che non si guardano molto in giro e tagliano abbastanza corto anche con il locandiere che cerca di fare un po' simpatico. Vedete che sembrano abbastanza asciutti, gli indicano le chiavi delle stanze. Quando il locandiere gli dice il prezzo, tirano fuori i soldi e aspettano la chiave del locandiere, Sono visibilmente armati. dal barista. No, non intravedete nessun'arma particolarmente visibile, cioè non hanno né spade né cose più visibili. Stanza sono, scusa? Hanno preso la stanza 4. Allora sono più in là nel corridoio. Allora, beh, giusto per dirvi un attimino come è disposta la locanda. Vabbè, piano terra, vabbè, c'è il bancone, c'è il salone, la cucina ovviamente, dispensa, cose varie di servizio, e c'è il dormitorio. Quindi il dormitorio comune, quindi dove ci sono i servi più di basso rango anche della contessa Gravina, dormono al piano terra di fianco, proprio di fianco al salone dove siete adesso. C'è una stanzona con dei giacigli di paglia e la gente si sbatte lì direttamente ubriaca, collassa e si sveglia la mattina dopo. Qui invece ci sono le stanze. È un corridoio praticamente fatto a ferro di cavallo, dove ci sono stanze sia a destra che a sinistra per tutto il ferro di cavallo. Ah, ecco perché ce la fanno pagare così tanto. Abbiamo una stanza da nobili. Adesso siamo dei lord, Bronny. Siamo i lord Half Trouble. E lo proclama, ok, guardando gli stranieri. E gli sorride, quelli anonimi. E gli alza il boccale.
poi lo sbatte contro quello di Bronn. Si girano verso di voi, il terzo invece prende le chiavi della stanza. In quel momento vedete che la stanza è la stanza 4, perché il barista la stacca dal tabellone. Verso di voi ti guardano, poi parlottano tra di loro e si girano per salire verso le scale che portano al primo piano. Ti ignorano, ti parlottano tra di loro, ti fanno un cenno di assenso con la testa e poi fanno per andare sulle scale per salire. Sgolandosi la birra fa Bronn: che maleducati, umani. Non mi fido di quelli lì, la loro stanza è la metà della nostra. La metà della metà. Cioè vuoi dire che sono più a metà di noi? Non va bene. Vabbè, credo che non so, osserviamo ancora un po' Bruno nelle sue braccio di ferrate e Gamblo, vedendo che Bruno non si ubriaca e continua a fare braccio di ferro, forse diventa anche più forte, non più debole, con l'ubriacatura. Dice: vabbè, e insomma sta finendo la birra, tra un po' si vedrà il fondo del bicchiere. In quel momento la porta si apre ancora e entra un gnomo. Entra un gnomo, anche lui vestito con degli abiti da viaggio. Si toglie il cappotto, si toglie il mantello con il cappuccio, lo pende all'ingresso e vedete che si dirige verso un gruppo di servitori della contessa, comincia a parlare, vedi che comincia a gesticolare, e poi tira fuori dalla tasca un mazzo di carte e salta sulla sedia, perché fa fatica ad arrivarsi sulla sedia, salta sulla sedia e comincia a distribuire le carte tipo croupier, e cominciano a giocare a carte. Bronny, vedi negli occhi di Gamblo un'espressione che hai già visto in passato, in genere è quella che ha prima di perdere tutti i soldi. Anche Bronny gli dice: vuoi provare? Ok, però tieniti solo qualche moneta, così la perdi e poi smetti, e il resto le lasci a me. Va bene, e prende fuori la saccoccia e in maniera molto così un po' losca ne mette tipo tre monete sul bancone e poi dice: sì, ecco queste, e poi va con il sacchetto. e Bronny rimane disconsolato, raccoglie quelle tre monete lì e sono tre silver. Ok. Quindi lasci le tue monete, lasci tre monete a... Oddio, i nomi. Bronny che li riprende prontamente. Che li riprende prontamente e se li mette in tasca. E ti dirigi... Sì, stai scuotendo la testa. Ok, perché probabilmente è una cosa che è già successa diverse volte e che ha alleggerito le vostre borse, i vostri soldi... guadagnati con sangue e sudore diverse volte, e ti dirigi verso il tavolino dove si è seduto questo gnomo, che vedi che con mano molto più abile di quello che potrebbe essere un normalissimo giocatore di carte, sta dando le carte ai servitori della contessa Gravina. Guarda, faccio una cosa, io voglio capire se lui sta imbrogliando, perché io sono bravo ad imbrogliare e vorrei usare o Guile o Scrutinize per farlo, nel senso voglio capire, sai, se lui sta facendo giochi di mano per, sai, dividere le carte in una maniera che la mano migliore sia in mano a lui e cose del genere. Okay. Allora, vediamo un po', Guile o Scrutinize, o Gamble anche. Sì, Gamble ce l'ho. Gamble, Scrutinize... Guile, vediamo un po'. Guile, cioè ti faccio capire, voglio batterlo al suo stesso gioco, voglio controfregarlo, ok, facendogli tipo, sai, prima voglio capire se sta cercando di fregare la gente, sai, e poi dopo voglio fregarlo al suo stesso gioco, perché io credo che sono un fregone più fregone di lui. Se è un fregone, se non è un fregone lo frego. Ok, direi scrutinize, direi. Ok, dunque è un semplice 62 e, o meno. Faccio il tiro con un meno 20, però. Oh,
ho fatto comunque un 21, dunque ci sto largamente, perché sarebbe comunque, sarebbe praticamente un 41. Ok, per tu è 61? 62. 62, quindi diventa 42, sì, sì. Quindi perfetto, sei dentro comunque. Sì, sì. Sì, analizzi un attimino i movimenti di questo nuovo arrivato dentro, dentro la locanda delle, delle tre piume, e vedi che è molto più bravo di quello che sembra, e vedi che intanto che distribuisce le carte, ogni tanto le carte, non, diciamo che non tutte le carte che vanno ai servitori della contessa provengono dal mazzo, ogni tanto qualche carta proviene dalle maniche di, dalle maniche di questo gnomo. Quindi perfetto, evidentemente li sta imbrogliando. Vedi, perfetto, vedi, perché... vedi che però sta facendo il classico gioco, in questo momento sta perdendo i soldi, sta tirando. Perfetto, perché io uso lo stesso sistema. E dunque fondamentalmente sbatto la saccoccia intera di monete, sono quante sono adesso? Sono un bel ricchissimo, allora, 49 monete di silver. Ne hai date 10 per sì, la sì, sì, stanza, 3 le lasciate sì, sì, a, lo so, a Bronn, ho tenuto conto, ho tenuto conto. Okay. È quello che facevo per il quartier master, per gli Half Trouble, sai, tenevo i conti. ecco perché erano messi così male. Ecco perché ci hanno decimato. Ecco perché avevamo sempre una bellissima morale, nessuno scappava mai niente, da nessuna parte nelle battaglie. Ecco perché la vostra cavalcatura era una carriola. Esatto. Esatto. Guarda, perché il mio quartier master, io so che la cassetta del tesoro per pagare la banda la sotterra sempre da qualche parte, e se avessi trovato il quartier master gli avrei chiesto sul campo di battaglia, ma è andato disperso, dunque anche la cassetta è andata dispersa, non che ci fosse dentro chissà che cosa, però vabbè. Comunque fondamentalmente sbatto i silver sul tavolo e mi faccio uno, cioè salgo su uno sgabello e voglio giocare anch'io, però faccio una cosa, sai, faccio un trucchetto di così di mano, e sapendo che lui imbroglia, adesso lo so e dunque voglio fare il suo gioco, ma meglio, e fondamentalmente gli dico: ah, io scommetto tutto, però guarda, solo se mi fai tagliare le carte, nel senso, non le taglio a metà, ma più, sai, tipo alzo il mazzo, le rimischio io, e sai, lo faccio a mio favore. E per dire, se sei d'accordo, facciamo un tiro che risolve la serata di gioco a carte, non che vuoi fare diversi giri di tiri. No, 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 mi fai un tiro di cosa che di cos'è Guile? Gamble o Guile? Sì, so. No, di Gamble. Fai un tiro di Gamble e se vinci contro la sua skill. Cioè, l'idea è di crearmi un vantaggio e poi di giocare. Ok. Ok. E dunque tiro brutalmente Gamble o Guile per convincerlo? Tirami Gamble direttamente. Tirami okay. Gamble direttamente. E praticamente una volta che lui ti porge il mazzo, vedi che ti porge il mazzo con un sorriso sdentato, vedi che palesemente mancano dei denti. E avendo visto quello che ha fatto, ti viene subito in mente che molto probabilmente non sei il primo che lo becca a barare, e quindi i denti che mancano molto probabilmente sono saltati in qualche altra taverna, sono attaccati al pavimento di qualche altra taverna, e ti fa questo sorriso sdentato e ti porge il mazzo da tagliare, e tu in quel momento lo tagli e puoi fare il magheggio con Gamble. Sì, sì, è fondamentale. Allora, di base intelligenza 47, ho un pallino su Gamble e dunque vado su a 57. Ti do meno 10. Anche se l'ho osservato prima, cioè, se no me lo avresti meno 20. Se no meno 20, bravo. Ok, dunque torno giù a 47. Perché comunque è un task difficile, perché ti sta guardando intanto che lo fai. Devo fare un 47 o meno, oppure perdo tutto il malloppo. Non so se vinco, magari lo raddoppio, non so. Vediamo, intanto vediamo di quanto. Ok, 47 o meno. Fatto un 36. Quindi riesci a magheggiare le carte, riesci a far scomparire anche te delle carte che poi fai tornare durante il gioco a tuo favore, e vedi che
quello che normalmente è la fase dove l'imbroglione comincia a perdere per far alzare le puntate ai polli, si protrae e tu continui a vincere e lui continua a perdere. E a un certo punto vedi che comincia ad entrare nervoso, perché dovrebbe arrivare il momento dove lui comincia a vincere perché tu stai alzando le puntate, ma questa cosa non succede. Vedi che dopo la terza, quarta mano, dove molto probabilmente si aspettava di cominciare a vincere e invece tu gli metti giù il punto più alto nonostante lui abbia barato, che comincia a saltellare un po' sulla sedia, e tu intanto hai davanti a te 10 scellini d'argento, che è il bottino che hai vinto per ora al momento, e gli altri hanno ancora dei mazzetti di soldi. Io gongolo sul tavolo, rido allo gnomo e gli dico: Gamblo, ricordati il nome, sai perché è bello creare antagonisti. Gamblo ti sorride ancora con il suo sorriso dove mancano dei denti e ti dice: Glimbrin mi chiamo. Glimbrin. Complimenti per la tua abilità, impressionante. Anche la tua, però sai, non puoi battere una volpe vecchia come io. E ovviamente si dà delle arie, perché questo gnomo probabilmente è più vecchio di lui, ok? Mm-hmm. Dunque si sta dando delle arie, soprattutto è un halfling che insomma sta dicendo del giovane a uno gnomo, forse non è ben presa la cosa, però si prende i silver, li fa andare a tintinare tutti nella saccoccia, che è ancora così, cioè non è successo niente, la saccoccia fondamentalmente fa: lascio il tavolo vincente. Anche perché fa male un po' la schiena. Mi sa che qualcuno nella battaglia mi ha preso con un mazzafrusto. E Glimbrin ti dice: No, ma non ti. Vabbè, fa niente. Lei, venga. Vuole sì, prendere sì, questo sì. Posto. Prego. Forza, ragazzi, andiamo avanti a giocare. E vedi che... la serata è tua. Ti guarda un po' di traverso e poi torna: forza, mi raccomando, continuate a vincere come faceva il signore. Sì, perché è così facile. E alza la saccoccia con più monete dentro. Ti guarda, restringe gli occhi, ti sembra di leggere qualcosa sul suo labiale, e non sono parole molto probabilmente piacevoli, ma le dice in una lingua che non conosci. E poi ritorna a sorridere e a dare le carte agli altri. E Gamblo, così facendo roteare il sacchetto di silver più grosso di prima, così ignaro di essere in una locanda veramente che viene addocchiato, va oltre al tavolo dove stanno facendo il braccio di ferro, probabilmente davanti al focolare, va al bar dove c'è ancora Bronny e lo guarda e fa: ma sempre la stessa birra tu ancora? No, è un'altra? O... Bronny sta sorseggiando sempre quella birra lì e veramente se la sta gustando a piccoli sorsi, se la sta facendo durare, e per tutto il tempo in cui Gamblo è stato a giocare con l'altro gnomo lui ha fissato l'altro gnomo con qualche intento di analisi particolare o semplicemente per metterlo a disagio? No, in realtà era concentrato sulla birra ed aveva lo sguardo perso nel vuoto, così. Però sai, a un occhio esterno poteva sembrare qualcosa di molto intimidatorio e minaccioso. Okay, quindi in realtà non c'era nessuna brutta intenzione dietro. Quindi magari lei è anche messo in soggezione ed è per quello, anche che ha aiutato a vincere. Ha aiutato a vincere. Va bene, intanto che siete lì che state sorseggiando la birra e tu gli stai facendo vedere baldanzoso i soldi che hai spillato a Glimbrin, dalle scale dietro di voi, che sono praticamente dietro dalla parte opposta del bancone, quindi davanti a voi siete spalle al bancone, dalla parte opposta della stanza ci sono le scale che salgono al primo piano. Vedete che scende una dama tutta ghindata, che riconoscete senza grossi problemi. Cioè, la prima cosa che viene in mente è: questa deve essere la contessa Gravina, perché è scortata da due lacchè, uno che la seguono qualsiasi passo faccia, e scende due o tre gradini. Vedete che abbassa la testa e guarda giù dalle scale e urla qualcosa a Bruno.
al tavolino che è vicino alle scale, vedete che gli sta ordinando di salire subito in stanza. Dice: Bruno, Bruno, forza, forza, fila subito a dormire e smettila di bere. Ti voglio lucido. Vedi che Bruno smette di giocare a braccio di ferro, ridà i soldi al contendente che ha davanti, abbassa un attimino la testa, mormora qualcosa e trascina i piedi verso la scala. Sai cosa, Bronny se, tipo sgrana gli occhi, da richiama l'attenzione di Gamblo con il suo boccale, indica la contessa e gli dice: punta su di lei. Contessa Win Bruno Lus. Sì, sì, lo so io per cosa lo sta chiamando alla sua stanza. Gli dà una gomitata. E vedete che la contessa parla con uno dei suoi lacchè, e uno dei lacchè fa un cenno al locandiere, che nel frattempo ha raggiunto il barista dietro il bancone, e gli dice: porta pure la cena a tutto il personale della contessa. E quindi il locandiere fa uscire altri piatti, e vedete che serve, tutte le persone che erano attorno al tavolo di Bruno si siedono ai tavoli e cominciano a mangiare rumorosamente, parlando ad alta voce e urlando e brindando. Beh, mentre invece Bruno mesto mesto sale le scale trascinando i piedi. Siamo andati a scrocco fino adesso, continuiamo, ok? Nel senso che se il personale fa la fila, io, sai, tra una scodella e l'altra che gli mettono lì per fargli mettere dentro, che so, il cibo, la zuppa, quello che puoi, infilo dentro anche, sai, prima una scodellina e poi un'altra, e sai, proprio la mano da sotto, come se sembrasse che gliela mette lì qualcuno del personale, e l'idea è che ci scrocchiamo anche del cibo. Ok, non ve lo faccio neanche tirare. Riesci nel marasma, e intanto che stanno dando a mangiare praticamente a una ventina di persone, su per giù, tra lacche, armigeri e personale della contessa, riesci senza problemi a allungare un paio di ciotoline, e senza particolari problemi vi allungano un paio di ciotolate di mestolate di stufato anche a voi. Vedi, le monete servono solo a giocare. Beh, impressionante. E sai, si gusta la zuppa, non so che cos'è. Stufato, è il famoso stufato di Bruno. Mamma mia. Buonissimo. Buonissimo questo stufato. Intanto che vi siedete a qualche tavolino, immagino, o rimanete al bancone a mangiare? Guarda, considerando quanto può essere alto il bancone per noi, sì, secondo me ci andiamo a sedere. Fai conto che al bancone siete riusciti giusto a allungare la mano verso l'alto e a farvi riempire le tazze. Sai cosa facciamo? Usiamo uno sgabello del bancone come tavolo. Anche. Se volete, o altrimenti potete semplicemente prendere un tavolo, anche se comunque ce ne sono abbastanza pochi oramai. Potete mettervi a qualche tavolo con qualche armigero o qualche servitore della contessa. Liberi non ce ne sono praticamente più. Sì, sì, ci sediamo a un tavolo e scodelliamo giusta cosa, e ovviamente lo spezzatino scroccato è lo spezzatino migliore del mondo. E così a uno di questi armigeri gli faccio: ehi, poi voi avete capito chi ha vinto? Hanno vinto quelli buoni alla battaglia che c'è stata più là? Ti guarda con lo sguardo interrogativo e fa: quale battaglia? Quella battaglia. Quella di ieri, sì, perché ce n'è una tipo ogni 2 giorni. sì, non ho sentito parlare. Bah, buoni, cattivi, sì. Non lo so, non mi interessa. Intanto che state parlando di queste cose, la porta sul retro della taverna, quindi la porta che dà verso il pontile, verso il molo che fa da attracco sul fiume, vedete che entrano 4 uomini. Vedete che entrano
anzi entrano due uomini, e vedete che i due uomini dietro di loro, vedete che stanno legando la barca con cui sono arrivati al molo. Dopodiché entrano gli altri due, quindi in tutto ne entrano quattro. Due sono palesemente i proprietari della barca, quindi sono quelli che fanno il trasporto, e due invece sono molto probabilmente i clienti. Li notate in particolare perché sono due ragazzotti che avranno più o meno una ventina di anni, un uomo e una donna, e vedete che si tengono per mano e hanno i cuoricini negli occhi, quindi si sbaciucchiano, si abbracciano, e intanto che aspettano i due padroni della nave, della barca che li ha portati fino a qua, vedete che si abbracciano e si sussurrano delle cose nell'orecchio. Dopodiché si dirigono, senza parlare con nessuno, verso il bancone del barista e chiedono anche loro una stanza. Spero che sia quella vicina a noi. Abbiamo trovato una locanda affollata. Sì. Tra un po' non si può più passare tra i piedi della gente. E anche loro prendono le chiavi di una stanza, di una delle ultime stanze rimaste ormai, e si dirigono di sopra senza guardarsi indietro. Vedete, qual era l'ultima stanza? Qual era l'ultima stanza rimasta? Ne è rimasta ancora una libera. Sì, per loro, è quella che abbiamo preso loro, giusto? No, dopo quella ancora una. Domanda, io riesco a notare che stanza hanno preso? Fammi un tiro di perception, oppure puoi avvicinarti semplicemente per guardare. Fai finta di niente, ti avvicini. Se lo guardi da lontano devi strabuzzare un po' gli occhi, altrimenti li puoi seguire. Probabilmente lo guardo solo da lontano, perché non è un'informazione determinante, è solo per sapere se dormirò questa notte oppure no. Puoi farmi uno scrutinize? Guarda, non c'ho niente. Cioè, nel senso, allora, non ho né awareness né scrutinize. Se non vorrei dire una sciamata, se non hai l'abilità, la puoi tirare lo stesso, però fai un flip to fail. Solo se hai una special skill. Le special skill sono quelle che nella scheda sono indicate con l'asterisco. Per intenderci, quelle puoi tirarle col flip to fail. Esatto, però ad esempio Alchemy, per farti un esempio, è una special skill, quella effettivamente, se non ne sai niente proprio a fare qualcosa, c'è il caso che ti esploda qualcosa in testa. Quindi okay. Sì, però se quelli di Perception non vanno, okay. non ti danno il fallimento. Io non ho nessun pallino, non ho nessun rank in un'abilità di Perception, e quindi ti tiro semplicemente Perception liscia. Vai. Che è... ho 44, quindi è da 100 e vediamo. Ed è un 75 ed è un fallimento. No, non riesci a vedere che stanza prendono. Però sei sicuro che di una cosa sei sicura, qualunque stanza prendano, chi gli dorme vicino questa notte non dormirà particolarmente bene. Do delle pacche a Bron e gli dico: ce ne accorgeremo subito. Esatto. E mentre invece i due barcaioli che li hanno portati si siedono anche loro al tavolo con gli armigeri, ordinano anche loro da qualcosa da mangiare e da bere, e vedi che si mettono a cenare. Ma ai barcaioli, così in maniera anche un po' maleducata e un po' esageratamente estroversa, tipica da Halfling: ehi, uomini di barca, ma sto fiume va ad Alforf? Aldorf. Il fiume sì, certo, va ad Aldorf il fiume. Perché dunque, avete bisogno di un passaggio, signori? Forse. Chiedili se hanno bisogno di guardie. C'è stata appena una battaglia, c'è un sacco di gente che ha perso i loro reggimenti, e sfidatevi, sappiate che è pericoloso perché sono loschi e così ancora invigoriti dalla, così in voga dalla battaglia, e
foga e potrebbero volervi rubare la barca. Allora avere degli individui così come noi per guardarvi le spalle sarebbe buono. Non è che avete bisogno di guardie. E vedi che uno dei due che non si sono ancora tolti il cappotto, il mantello e il cappuccio, lo toglie, lo appoggia, lo fa cadere sulla sedia, e in quel momento vedi che è armato da due pugnali, uno da una parte e uno dall'altra, e ti guarda, e in quel momento ti accorgi anche che è cieco da un occhio, ha un taglio che gli copre praticamente, gli ha tolto la vista dall'occhio destro, e dice: posso benissimo difendermi da solo, cosa pensi? Sì, ma cosa succede? Piccoletto. Esatto, e fa: sì, ma cosa succede se qualcuno tipo, non so, ti prende da sotto? Tu sei alto, sì, ti difendi dall'alto, ma se uno ti prende da sotto, ok? E cosa? E mima il pugnalarlo da sotto, ok? hai bisogno delle guardie basse, no? E guarda Bron come per dire: aiutami, dai. Sono abituato a stare sul fiume, un pesce non mi ha mai pugnalato dal basso. Sai, Bronny che non è assolutamente bravo a parlare, e se viene tirato in mezzo alla discussione, sai, per rafforzare quello che sta dicendo Gamblo, e un po' spaesato dice: sì, per proteggere le parti basse, guardie basse, eh? No? Intanto che stai discutendo con questi con i due proprietari della barca, vedete che la porta d'ingresso, quella frontale questa volta, si apre un'altra volta, e dalla porta entrano due figure, e li riconoscete subito perché sono due iniziati di Mor, quindi quelli che erano sul campo di battaglia a depredare / portare via le sabbie nel campo di battaglia. Vedete che in condizioni normali porta sfiga a vederli, vero? Esatto, tutti quanti si toccano. Quando entrano, tutti quanti si fermano, si toccano. E dopodiché riprende il vociare. Per un secondo si ferma tutto quanto in silenzio. Io tocco la punta di ferro della mia lancia. per sicurezza tocco anche io Bron. Vedete che questi due iniziati vanno verso il proprietario, verso il locandiere, che è dietro il bancone, che sta sistemando un nuovo barile di birra, perché ne hanno già finiti due praticamente questa serata, e cominciano a parlare con lui. Vedete che lui scuote le spalle, agita le braccia facendo di no con la testa, e a un certo punto uno di loro tira fuori un bel sacchetto di monete e lo dà in mano al locandiere, che smette di scuotere la testa, abbassa le braccia, soppesa il sacchettino, guarda dentro e facendo di sì, e prende la chiave dell'ultima stanza e gliela dà. Uno dei due esce, e dopo pochi secondi vedete che praticamente la porta si riapre, entra un po' di aria fredda, entra un po' di pioggia, si bagna tutto il pavimento. Vedete che entrano questi due accoliti di Mor con praticamente stanno trasportando una bara, quindi uno davanti e uno dietro, e stanno trasportando la bara, e cominciano a salire le scale, attraversano la stanza portando la bara, uno davanti e uno dietro, stanno attenti a non urtare nessuno. Vedete che la gente si sposta in mezzo al locale. Sputo per terra per rinforzare la iella che io credo che stia visitando questa locanda. E Bronny davvero guarda Gamblo e gli dice: ma siamo dentro una barzelletta, vero? Beh, questi danno una stanza ad un morto. Se lo sapevo davvero dormivamo nel carretto nel bosco, perché... Ah, pensa se gli capita la stanza di fianco alla coppia. Sì, sicuramente il morto non si lamenterà dei rumori strani. Magari si sveglia il morto, gli fa una gomitata, sai, giusto per sdrammatizzare, no?
e proseguono e passano riposare indisturbati, si fanno strada in mezzo alla folla e cominciano a salire pian pianino a fatica, portando questa bara praticamente al piano superiore nelle stanze sopra. All'armigiere vicino, col quale ho già così cazzeggiato un po', dico così, spargo un rumor, ok, perché non solo li raccolgo, li spargo e gli dico: quelli vengono dalla battaglia dove eravamo noi, eh? Brandi ti dice: davvero? E l'armigero ti guarda e dice: non ho mai visto una cosa del genere. Speriamo che la sfortuna non ci colpisca questa notte. Un cadavere sotto la stessa locanda dove dormiamo. No. Questa è brutta fortuna. Questa porta sfortuna. Se non avessimo già pagato per la stanza. Però vabbè. Immagino che c'è un caldo della Madonna a sto punto dentro la locanda. Ogni volta che si apre la porta è tipo un sospiro di sollievo. Esatto, perché comincia a affollarsi notevolmente questa locanda ormai. Oh, Ronny, andiamo a dormire, che famo? La serata prosegue per ancora 10 minuti. Non succede niente di particolare. Entra un'altra figura che notate in mezzo al marasma ormai che si è creato dentro questa locanda. È una giovane donna vestita da viaggiatrice. Notate però che, a differenza degli altri viaggiatori, vari cocchieri o barcaioli, questa è armata di tutto punto, compreso anche un moschetto a tracolla e una spada attaccata alla cintura. Vedete che entra, ordina da bere e paga anche qualcosa per dormire, molto probabilmente. Le chiavi sono finite, quindi molto probabilmente dormirà nel dormitorio comune. Beh, no, aspetta. Gamblo, si fa largo, no? Va lì da lei e le va davanti prima che va nel dormitorio comune. Uh-huh. E fa tintinare. No, non ancora, tipo non sta andando, cioè, non sta andando in dormitorio. Però gli ha dato dei soldi che vedi che sta contrattando. Che l'oste gli dice: mi spiace, gli facendo che non ci sono più stanze. No, vedi, per una bella signora, eh? È molto bella. Decisamente sopra gli standard. Sì. Noi abbiamo ancora una stanza, tecnicamente possiamo condividerla, no? No? E guarda Bronny, e gli fa il pollice in su. Noi teniamo meno posto, Tipo, no? Un letto, lui sta sotto, io sto sopra, tu stai in mezzo, a posto! E sorride, e ovviamente si merita un bello schiaffo, ok? E Bronny guarda Gamblo, vuol dire, Come gli fa? No, dai, tutto sotto controllo, si fa così. Ti guarda con un sorriso abbastanza simpatico e ti dice: e quindi voi due cosa vorreste fare questa notte? E si appoggia con le spalle al bancone, intanto facendo di farsi portare una birra anche. E quindi voi due piccoletti cosa vorreste fare? E vedi che fa tintinnare la mano sopra l'elsa della spada, e c'è la spada che tocchetta contro il bancone, senti tic ting 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 ting, e sai, e Bronny dà un colpetto sulla spalla di Gamblo e gli dice: io penso che andrò a dormire nella mia stanza. Va bene. E su, sai, uno deve anche ricordarsi di essere vivo, no? Se no, per cosa facciamo il nostro duro lavoro del mercenario? Ci ricorderemo di essere vivi dormendo con un tetto sulla testa. Sentite che intanto che parlate con questa donna, dall'altra parte della stanza, sempre dalle scale che portano al primo piano, scende un altro servitore della contessa Gravina. Vedete che intima un ordine, urla tutti quanti i dipendenti della contessa Gravina di ritirarsi nelle loro stanze, quindi comincia a battere le mani: forza, è ora di ricoricarsi, forza pelandroni, domani mattina ci si deve alzare presto, tutti nelle loro stanze.
E la gente pian pianino finisce le birre, tira le ultime sorsate alle birre, e vedete che la maggior parte dei dipendenti della Contessa Gravina si cominciano a ritirarsi lentamente. Nel frattempo vedete che sta scendendo dalle scale anche uno dei due piccioncini, quelli che erano arrivati in barca, e vedi che sta scendendo le scale praticamente in vestaglia da notte, con questa tunica bianca, tipo le vestaglie medievali. Sta scendendo tutto bello contento, col sorriso smagliante, dalle scale. E intanto che scende le scale, vedete che uno dei dipendenti della Contessa Gravina, uno che da occhio e croce deve essere un pezzo abbastanza grosso, nel senso non ha le livree del portatore, non è neanche un armigero, molto probabilmente qualche contabile o qualcuno che si occupa di qualcosa più in alto per la Contessa. Vedete che si ferma di colpo, lo guarda e cominciano a parlare animatamente, e questo ragazzo è preso un po' alla sprovvista e vedete che comincia a surriscaldarsi un po'. Tutto questo avviene praticamente sulle scale tra il piano terra e il primo piano, intanto che la gente sta salendo le scale, gli passa di fianco per salire. Gambola per una finestra, così si rinfresca. entra un bello spiffero d'aria fresca. Effettivamente cominciava a fare veramente troppo caldo dentro la taverna. Ma riusciamo a capire che cosa si stanno dicendo praticamente? Cioè, sul più che altro sul perché stanno litigando. Sì, se mi fai un tiro di qualcosa di... Beh, qui ci sta eavesdrop. Sì. Origliare, esatto. Sì. Posso aiutarlo con scrutinize? E quando lo aiuto, fondamentalmente, se mi permetti, devo essere allenato in qualcosa per aiutarlo. E se il master lo permette, fondamentalmente gli posso far tirare un secondo dado per le decine, ok? Però il problema è questo: se fallisce, da quanto ho capito, è un fallimento critico. Cioè, esatto. Deve prendere. Se lo aiuto, rischia di. Insomma, se fallisce, è un fallimento critico. E comunque, perché più persone ci mettono le mani in una cosa, rischia di finire male, fondamentalmente. Vedo sì. Che funziona. L'assist. Sì. Sì. Beh, considera che io non ho niente di Infstrop, non ho niente, ho soltanto il coso base. Sì, dunque, 44 base della perception. Dunque tiri quello. E poi tiro un dado 10 in più. Sì, esatto. E vediamo, sì. E vediamo quale tenere migliore. Ok, va bene. Dai. Tiro il mio dado da 100. Dato da 100 mi dice un 11 ed è anche un critico. Ottimo, ottimo. Ed è un criticone. Tanto. Allora, faccio senza tirare il dado dell'aiuto perché sì. È già va già bene così. Grazie. Allora, aspetta. Gamblo ti si accalca per fare scrutinize mentre tu fai eavesdrop e quasi quasi ti dà uno spintone, ma lo fermi perché sei abituato che ti si accalca così ogni tanto. Aspetta che mi dicono. Ok, sì, che sono talmente intrecciata sta roba qua che ogni tanto mi perdo tutti i vari stream. Vedrete poi. Ok, quindi praticamente vi immagino come si svolge la cosa. Questo asset com'è che glielo dai? Si è sgattaiolate praticamente in mezzo alle gambe della gente fino a raggiungere... No, ma lui l'ha passato anche senza il mio aiuto, fondamentalmente. Ha fatto un 11, dunque lui è criticamente riuscito. Però sì, cioè, okay. Fondamentalmente ci avviciniamo il più possibile. Dai. Non so, di tu, Bronny. Guarda, considerando il critico... Non so se me lo concedi, ma probabilmente sto passando di lì praticamente e mi confondo col mobilio. Ti trasformi in un seggiolino, ti trasformi, cioè, in un mobile. Cioè, sai, probabilmente stanno discutendo di fianco a un vaso
E io nel passare lì da loro mi sono fermato da questo vaso così che mi copre interamente, mi sono messo lì, sai, tipo spalla al muro, e sto sentendo. Io lo aiuto anche perché accendo un fiammifero come lo accenderei su un vaso, ok? Di lui. Vedi che, allora, praticamente capisci quello che sta succedendo. Il servitore della contessa Gravina praticamente ha riconosciuto quest'altro giovane che gli dice: mi ricordo di te, tu sei un nobile, tu sei il terzo genito del conte Pfefferfrauker del Vesterland. Ma la ragazza che era con te non è sposata, l'ho già vista da qualche parte in qualche festa della contessa. E vedi che praticamente il ragazzo comincia a sbiancare e fondamentalmente questo servitore della contessa comincia a ricattarlo. Dice: bene, quindi ragazzino, direi che tuo padre potrebbe sganciare un po' di soldi, a meno che tu non voglia far sapere che te la fai con la moglie di un altro. E lo sta fondamentalmente ricattando. E cominciano anche a alzare la voce. E il ragazzo a un certo punto, se non fai niente, vuoi fare qualcosa? Puoi intervenire? O... Vedi che si sta molto alterando, è molto tra lo spaventato e l'alterato il ragazzo, perché fondamentalmente questo servitore sta cominciando a chiedergli soldi, una grande somma di denaro, visto che il padre comunque è un nobile, per non fargli dire che praticamente si è portato a spasso e a letto questa donna, che anche lei, da quello che capisci, è un membro dell'aristocrazia o comunque dell'alta borghesia, solo che è sposata. Vorrei uscire di lì praticamente, sai, proprio mi ci piazzo davanti a quei due e, ok, non è che ho una figura tanto imponente, però come la lancia. E oltretutto se sono sulle scale, quindi sei su un gradino sotto, sei ancora più basso. Esatto, quindi sono ancora più basso così, e immagino che loro praticamente siano proprio lì che stanno discutendo in mezzo alla scala. Esatto. Io mi ci metto davanti e dico: beh, ora anch'io so qualcosa, e si dia il caso che io sono un mercenario e guardo, sai, guardo prima in maniera quasi amichevole il ragazzo e poi guardo in maniera molto dura e intimidatoria quel contabile lì e dico: e ammazzo la gente per metà del prezzo. Aspetta, esco da dietro anche io e finisco di accendermi la pipa e butto il fiammifero per terra e lo schiaccio con un piede. Adesso fatemi un tiro, direi congiunto, di intimidire. Allora, perché... e io su intimidire ho addirittura uno skill rank, addirittura un lussuoso skill rank, quindi ed essenzialmente quello che vuole dire Bronny è un non penso che stasera nessuno ricatterà nessuno. Mm-hmm. Io intimide non ce l'ho, cioè devo tirare 42 fondamentalmente di base. Ok, quindi tira per intimidire il contabile che altrimenti, okay, sfodera la penna. Ricordiamoci, intimidate, io ho uno skill rank, quindi aggiungo 10 al mio valore normale, quindi da 43 passo a 53 e tiro. Vediamo. Ti do, aspetta, il livello di difficoltà, meno 10. Perché comunque la vostra presenza non è particolarmente intimidatoria. Quindi. Ok, comunque l'ho fallito già di mio perché ho tirato 65. Quindi. Ok, quindi il contabile vi guarda,
non particolarmente impressionato, anzi direi per niente impressionato dalla vostra presenza scenica, e si gira ancora verso il ragazzo e ti dice: non è finita qui, so in quale stanza siete, la stanza 7, ne riparliamo, non andartene. E sono nella 7. E vedi, noi siamo nella 8, noi siamo nella 8. E però magari sono, adesso che sono disturbati non passeranno tutta la notte a trombare, magari non si sa mai. Però comunque il contabile fa per andare su e il ragazzo dopo poco vedete che va su anche lui molto preoccupato. Posso fermare il ragazzo? Sì, certo. Tenendogli, sai, prendendogli la sua camicia da notte con una mano, certo. Dico, guardi, Ser Nobile, se vuole lo uccidiamo anche adesso oppure domani al mattino, insomma, se ci dà il contratto è tutto legale, no? E vedete che il ragazzo è molto sconvolto da questa cosa, dice: siete molto gentili, se gentili si può dire di un'offerta del genere. Magari lasciatemi parlare un attimino con... Lasciatemici pensare un attimo. E in quale stanza vi troverò? Nella 8. Nella 8? Sì, perfetto, siamo proprio vicini di stanza. Allora vi busso fra poco. Gli butto... Comunque gli butto lì che se teme per la sua incolumità stanotte, possiamo provvedere alla protezione. Ok. E se va bene, lasciatemi solo un attimo per pensarci e vi farò sapere il prima possibile. Vi busso alla stanza fra non molto. Voi state salendo in stanza o rimanete giù? Comunque la locanda è piccola, vi saprò trovare. Vi ringrazio, signori. Vi ringrazio. Vedete, ancora sconvolto, fa per salire, per tornare in stanza. La locanda è piccola, ma saremo in 50. E gli urla in su. La locanda è piccola, ma è molto meno affollata. Meno male che è piccola. E dico, sì, dai, saliamo tra un attimo. E si tracanna l'ultima birretta e esce un attimino fuori. Sta ancora scrosciando pioggia, ha smesso. Sta ancora piovendo. La pioggia batte sul tetto e ci sono questi rigagnoli che cadono dal tetto a spiovente. Perché Gambo stava andando a lavarsi per far abbeverare i cavalli, quella tinozza lì, però visto che piove semplicemente esce, allarga le braccia, si fa lavare di tutto il sangue che ormai si è incrostato un po' nella faccia, se l'è tolto, sai, tipo sudando e cose così, però si lava allargando le braccia e poi incomincia a cantare, a lavarsi sotto le braccia così con le mani, poi torna dentro e sgronda acqua e sorride a Bronny, fa: va bene, birra, bagno. Bronny dice: se quel nobile accetta e ci paga per proteggerlo, ho già un piano. Non dovremo neanche combattere. Il tuo piano è uguale al mio, perché io volevo fare un buco nel muro e guardare cosa facevano. Così li sorvegliamo tutta la notte. No. Ah, va bene. No, il mio piano però era più divertente. Ah, beh, allora me ne racconti mentre saliamo le scale. E si riprende la pipa che era accesa durante tutto il tempo lì vicino a Bronny, mentre era fuori, e se la rimette in bocca e saliamo su, no? Quando state per imboccare le scale, davanti a voi è come se le scale a un certo punto fossero chiuse da una porta. Vedete, alzate lo sguardo ancora di più, verso l'alto, e vi trovate davanti Bruno. Oh! Vedete Bruno che sta scendendo di soppiatto dai gradini, in punta dei piedi quasi. Vedete che si guarda attorno, vede che non c'è più nessuno della contessa giù. Vi cerca di passarvi attraverso, fa abbastanza fatica. Lo fate passare. Ehi! Lui vuole fare un passo a destra, io faccio un passo a destra, fa un passo a sinistra, faccio un passo a sinistra. Volendo mi può passare sopra, ok, però... Beh. E gli guardo su. Mio piccolo amico, andiamo a bere qualcosa. Sono tutti quanti a dormire. Oh, di sopra.
Forza! Oh. Silenzio. Bronny, quel piano può aspettare o... E Bronny si mette una mano in faccia e Bronny dice: facciamo così, nel caso quel nobile volesse farsi proteggere da noi, io lo aspetto in stanza, va bene? Tu fai quello che vuoi. Sì, io faccio la guardia qui sotto mentre si asciugano i vestiti e va a mettere i vestiti su una sedia vicino al focolare. Se offre sto Bruno, io... Insomma, se... Certo, Bruno dice... Piacere, Bruno, mio piccolo amico. Qual è il tuo nome? Gamblo! E gli dà la sua mano dal basso in alto. Bravo Gamblo, ti dà una pacca sulla schiena e ti fa... Ah! E dice... Wow, già metti mano al damage track. Wow. Sei piccolo, ma quanta birra riesci a bere? Adesso lo scopriamo. Però dopo stanotte ho ancora un servizio da fare, credo. Forse. Ciao, Bronny. Ciao. Barista, 2 pinte per me, per il mio amico, e continua a portarle finché ne vedi vuote. E non fermarti. E gli dà una pacca fin dove arriva su e fa: sei buono come lo spezzatino. Bruno. E sì, ridacchiando si siede su un tavolo e ti porge anche a te la pinta. Sì, e ovviamente diventa ubriaco fradicio. Se lui continua, se continua Bruno, continua Gamblo. Comincia a berne un paio intanto. E poi vediamo, direi di fermarci qua per questa notte, che è mezzanotte adesso. Ok, è mezzanotte qui e mezzanotte lì. È mezzanotte qui ed è... No, se vuoi ti dico anche che ora è lì. Anche nella locanda è mezzanotte. Perché tutti questi eventi sono scanditi dal tempo, quindi in realtà ti dico che sono le 10:10 in questa locanda. È la giornata, Bruno, la giornata è stata lunga, ho preso una mazza frustata a 2, poi siamo arrivati qui, ho dovuto tirare il carro fino a qui, i silver pesavano che abbiamo preso, per me potevano essere anche le 4 di mattina, però sta birra dai un po' mi rallegra l'animo, e c'è sto halfling in mutande perché stanno asciugando i giochi d'armatura, so che poi me ne pentirò. Tipo la sua spada che pende da una sedia, che sta bevendo la birra con sto energumeno di Bruno e si raccontano storie di guerre. Allora domani un duello, così bla bla bla. E così finisce per Gamblo. E tu da dietro le tue spalle finisco con questa scena qua. Da dietro le tue spalle, intanto che bevi e stai parlando con Bruno, vedi una mano da dietro di te che picchia sul tavolo con 3 monete d'argento. E vedi che è una mano femminile. E da dietro te senti: quindi omone, te la prendi solo con i più piccoli o pensi di riuscire anche a sfidare a braccio di ferro una donna? E ti giri ed è la ragazza, la tipa col moschetto che ha lasciato giù il moschetto appoggiato a un tavolino e sta sfidando Bruno a braccio di ferro. Bronny cosa fa quando va su? Si lascia sta cosa alle spalle? Beh, Bronny aspetta se il nobile si fa vivo, praticamente. Ok, va bene, chiudiamo qui e poi riprendiamo domenica prossima da queste 2 scene qua. Ok, grazie mille, mi dispiace se le regole sono un po' ferruginose, però diventeranno più fluide mano a mano che giochiamo, poi... Non abbiamo ancora combattuto, quindi poi ma non c'è fretta, arriverà il divertimento quando cominceranno a volare schiaffi. Ma sì, non ci corre dietro nessuno. Ma guarda, potevamo incontrare 2 goblin in strada e morire come poveri cani. Che se scatta una rissa qui dentro è un'ecatombe, vero? Ma difatti per quello la prima sessione non si combatte, perché almeno riusciamo a farne almeno 2. Esatto. Ma perché quei 2 goblin sono nella bara, lo so, non c'è problema. Esatto, sono lì pronti a saltare fuori. Sai cosa? Quella bara è piena di fucili, te lo dico io. Oddio. Quello farebbe molto Far West, sarebbe molto Wild West, la bara con dentro i fucili. Lo lasciamo a Deadland, quello lì. Esatto. Vediamo, esatto. Se c'è il rissone posso aizzare le masse io.
perché sono charlatan. Vabbè, vediamo. Ok, dai, alla prossima, allora. Grazie mille, ragazzi. Grazie. Alla prossima. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Chi ci ascolta, abbiate pazienza per le regole, perché le stiamo imparando mentre giochiamo, dunque. Diventeranno più fluide a mano che giochiamo, quindi sì. Sì, abbiate pazienza. Grazie mille, buona serata. Ciao. Ciao.